di Nezuko Kinano, il Rivarolo ha vinto. Com'è la prima emozione? No, il Rivarolo ha vinto perché questo è quello che abbiamo gradualmente cominciato a pensare si potesse ottenere via via che andavamo a costituire la lista, partendo da quel presupposto che voi ben conoscete, che cioè in una cittadina come Rivarolo, dove ci si conosce più o meno tutti, si poteva provare a puntare davvero sulle competenze, sulla qualità morale dei candidati, senza dover ricorrere a sbandierare i simboli dei partiti politici. Questa è stata la mia idea fin da subito, quella che mi ha permesso di smarcarmi in modo tale da poter costituire la lista che avevo in mente. E poi naturalmente, anche questo lo sapete altrettanto bene, ho colto l'opportunità di intercettare una disponibilità da parte di Marina Vittone, che sicuramente ha fatto la differenza e ci ha consentito di generare un'onda lunga di attenzione sulla nostra lista, perché così come devo ringraziare sicuramente gli elettori, certamente i miei candidati, si è generato poi un raggio di supporter che mi ha dato la netta sensazione di potercela fare. Perché è stata una bella lotta fino all'ultimo, però. È stata una bella lotta fino all'ultimo perché i contendenti non si sono risparmiati, hanno esibito, come giusto che sia, le loro migliori competenze. Probabilmente io ho goduto di una maggiore visibilità, perché 64 anni passati sul territorio, diciamo non proprio in maniera inosservata, mi hanno aiutato rispetto ad altri candidati, e l'esperienza, la continuità di dialogo, no, quotidiano con tantissimi elettori. Perché io, come anche qui ho avuto modo più volte di dire, per me le campagne elettorali sono sempre iniziate il giorno dopo una vittoria o una sconfitta. Io non ho mai creduto, ma semplicemente perché io non sono la persona che in due mesi è in grado di inventarsi un personaggio da lanciare sul mercato politico. Io ho bisogno di costruire giorno per giorno la mia credibilità, l'ho sempre fatto, e i cittadini, devo dire, mi hanno apprezzato, e io apprezzo questo dialogo con i cittadini, anche quando magari in qualche momento, come il passato dimostra, il dialogo è stato magari un pochino conflittuale, però non mi spaventa perché io parto sempre da una posizione di apertura verso tutti e quindi di disponibilità all'ascolto delle ragioni degli altri. E questa volta diciamo che le persone hanno reagito positivamente alla mia proposta, alla nostra proposta programmatica e alla nostra compagine di candidati. È emozionatissima Marina Vittone, tra l'altro non si sanno ancora le preferenze di certo, ma hai ottenuto tantissimi voti, una vera soddisfazione, perché comunque ti sei sempre impegnata per la città. Sì, sono contentissima, veramente grata, riconoscente a tutti i rivarolesi che mi hanno dato la fiducia. E, che dire, il mio è un percorso che viene da molto lontano, parte dal 2014. Ho dato tanto del mio impegno in termini di dedizione, di passione, e penso che il messaggio sia passato. Devo solo dire grazie a tutti, grazie. Emozionatissima, adesso si incomincerà però a lavorare. Eh sì, sin da subito, certo. Beh, primo step, bisognerà insediare la giunta, costruire la squadra, e sicuramente daremo precedenza alle competenze, al tempo che ognuno di noi potrà dedicare, ma sono sicura che faremo un buon lavoro per la città di Rivarolo.